Ciao guys, ma nel video di oggi, ogni volta che i miei iscritti faranno un trick, dovrò farmi la ceretta. E vi dico che sarà una challenge veramente molto difficile, perché prima i miei iscritti sono veramente troppo forti, seconda cosa, io sono una pippa e probabilmente mi farò la ceretta 250.000 volte. Non so neanche se riesco a qualificarmi. Guarda là, guarda già dove stanno, sono troppo forti questi qua. Non so se riesco a qualificarmi. No, non ci posso credere. E signori, ovviamente non mi sono qualificato e da adesso ogni trick che faranno i miei iscritti dovrò farmi la ceretta. E mi preparerò già col primo scotch, perché sono già sicuro. Io già me lo attacco, ragazzi, perché sicuramente oggi mi farò veramente del male. E Melania già inizia a fare i primi trick. Allora aspettiamo anche Peppe, vediamo un po' come se la gioca. Siete tutti, tra l'altro, siete tutti troppo forti e questa cosa mi sta triggerando un po'. Guarda, no, devo strappare già, devo farmi già la ceretta, ragazzi. Ho paura, non lo voglio fare, non lo voglio fare. E signori, devo fare la ceretta. 3, 2, 1. Aia, aia, mi sono fatto malissimo. Comunque, solo per questo iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Ok, ci troviamo in Block Dash. Iniziamo a aspettare NSK Conad. E questo lo vedo bello cattivo. Prima perché c'ha la speciale, secondo perché ha il mio nome Conad. E quindi chi ha il nome Conad è veramente troppo potente. E io sono già sicuro che, non mi deluderà. E quindi già preparo un'altra striscia di scotch. Questa qua la faccio bella grande. Forse sto esagerando, ragazzi. Già me la vado ad attaccare qua, senza farmi troppo del male, per favore. Aia, aia, mamma. No, fa veramente male, signori. Fa veramente male. Appena fa un trick che mi piace, devo strapparmi tutti i peli. E questa cosa non la voglio fare. Ma io la devo fare per il content, per forza. Attenzione, il nostro Peppe 12 è veramente carichissimo. Tra l'altro c'ha la mia skin preferita del coniglietto, che il coniglietto salta nei campi come Heidi. Mio Dio, sono veramente troppo forti. Vediamo chi farà il prossimo trick. Salgono lì, ok. Per il momento se la stanno giocando veramente molto molto bene. E vediamo adesso se faranno qualche trick che mi sorprenderanno. Qualche trick bello, qualche trick incredibile. Io, raga, non so neanche cosa dire, non so parlare, perché in questo momento sono molto agitato, perché io mi farò troppo male in questo video. Attenzione, e vince Peppe. Ok, raga, Peppe è stato troppo bravo, quindi per lui mi tolgo questa cosa. Grazie Peppe, ti voglio bene. No, non è vero. Seconda mappa, pivot push. E questa volta spero che vada leggermente meglio, perché nella scorsa partita mi sono fatto 9 cerette. Quindi questa volta voglio cercare di vincere e di qualificarmi e di fare qualche trick in più di loro. Ok, sono primo, signori, non posso perdere questa chance. E vi ricordo, ragazzi, voi che mi state sentendo, anche se mi tirate pugni, calci, emoticon, con qualunque cosa, io mi devo fare la ceretta. Però voi mi volete bene, quindi ovviamente non mi date pugni e calci, vero? Ok, over under, signori, per ora è andato tutto bene. L'importante è rimanere concentrati. Se mi distraggo un attimo, faccio tipo troppe cavolate, tipo adesso. Io devo rimanere concentrato, non capisco perché ogni volta faccio queste cavolate. Attenzione, la Conad è davanti a me. Guardate quanti trick sta facendo. No, no, devo per forza farmi la ceretta. 3, 2, 1. Aia. Ma perché fa così male lo scotch, ragazzi? Perché, che male. Scrivete qua sotto nei commenti: Conad, non dovevi, perché per colpa sua sto soffrendo. Ma noi non ci dobbiamo preoccupare, perché siamo degli uomini e gli uomini non sentono dolore. Quindi, ragazzi, sono una femmina, perché io sto sentendo un troppo dolore. Corri, se non mi qualifico, non mi qualifico per ottavo. Non ci credo. Ok, ultima partita, concentriamoci. Non possiamo farci superare dalla Conad. No, in realtà la Conad vi può superare, perché la Conad, ragazzi, è il posto migliore dove fare la spesa. Anche se io vado dalla Lidl, però l'importante è crederci. È davanti a me. Aspetta che provo a tirargli un calcio. È caduto. Non ci credo. Aspetta che sto in vantaggio. Devo concentrarmi. Devo concentrarmi. Melania mi sta dietro e devo cercare di schivare tutti i suoi colpi. Ok, tanto è un pinguino e i pinguini non sanno saltare. No, in realtà sanno saltare. Ok, piano, rimaniamo qua fermi e andiamo. No, non può vincere. Non può vincere il pinguino. Non voglio farmi un'altra ceretta, ti prego. No, no. Oh, attenzione, attenzione, dai che vado. No, ok, ce l'ho fatta. Non può vincere, non può vincere Melania. Non ci credo, non ci posso credere, ragazzi. Sapete cosa vuol dire questo? Che palle. Adesso è il momento di cambiare braccio, quindi facciamocelo qui. La posizioniamo esattamente qua. Quindi vi faccio vedere che comunque lo scotch si è attaccato veramente molto bene. Io ho paura, ho veramente paura, ragazzi. Non lasciate like adesso, io mi arrabbio. Quindi 3, 2, 1.
Aia! Ma perché devo soffrire ogni volta? Ok, super slide, signori. Siamo praticamente alla fine del video e quindi non posso distrarmi. Non voglio farmi assolutamente un'altra scenetta perché sto soffrendo troppo in questo video. Io nella super slide sono veramente troppo forte, quindi guardate, sono praticamente primo e quindi mi vado a qualificare. Vai, Contiz, sei un coniglio meraviglioso. Ercontinesse va a vincere. No, sì, ce l'ho fatta. Mi sono qualificato per primo o per secondo. Vabbè, non importa, l'importante è vincere. Ve lo dico, altre challenge così non le voglio fare. Però vi devo dire una cosa: dato che su Stumble Guys non so più che video portare, porto video dove mi faccio del male. No dai, ovviamente sto scherzando. Però questo video, diciamolo che è veramente molto molto divertente. Siamo in Laser Tracer, quindi schiviamo tutti questi laser perché se li tocco muoio. E Contiz non può morire. Non ci credo. Non ci credo, ma sono morto come un pollo. Manco fossi Lollo Pollo. E dato che siamo all'ultimissima partita, ho deciso di fare una cosa molto stupida. Mi riempio la faccia di scotch. Ma sti cavoli, signori. Ma facciamole queste cavolate. Tanto che ci frega il Contiz che soffro. Quindi ok, qua, qua, come se fosse la barba. Tipo vai, bravo Contiz. Non so se la plastica fa bene da mangiare. Quindi adesso ci facciamo una bellissima ceretta, perché tanto ho perso, così finiamo questo bellissimo video e basta. Chi è che ha vinto? Snake. Lo sapevo, Snake. 3, 2, 1. Aia. Ok, ci troviamo in Block Dash. Iniziamo a aspettare NSK Conad. E questo lo vedo bello cattivo. Prima perché c'ha la speciale, secondo perché ha il mio nome Conad. E quindi chi ha il nome Conad è veramente troppo potente. E io sono già sicuro che non mi deluderà. E quindi già preparo un'altra striscia di scotch. Questa qua la faccio bella grande. Forse sto esagerando, ragazzi. Io già me la vado ad attaccare qua, senza farmi troppo del male, per favore. Aia, aia mamma. No, fa veramente male, signori. Fa veramente male. Appena fa un trick che mi piace, devo strapparmi tutti i peli. E questa cosa non la voglio fare, ma io la devo fare per il content, per forza. Attenzione, il nostro Peppe 12 è veramente carichissimo. Tra l'altro c'ha la mia skin preferita del coniglietto, che il coniglietto salta nei campi come aia. Mio Dio, sono veramente troppo forti. Vediamo chi farà il prossimo trick. Salgono lì, ok. Per il momento se la stanno giocando veramente molto molto bene. E vediamo adesso se faranno qualche trick che mi sorprenderanno. Qualche trick bello, qualche trick incredibile. Io raga non so neanche cosa dire, non so parlare, perché in questo momento sono molto agitato, perché io mi farò troppo male in questo video. Attenzione, e vince Peppe. Ok raga, Peppe è stato troppo bravo, quindi per lui mi tolgo questa cosa. Grazie Peppe, ti voglio bene. No, non è vero. Basta, basta, non ce la faccio più ragazzi. Io devo finire questo video. Comunque ragazzi, questo video finisce qua. Mi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi al canale. E fatemi sapere qua sotto nei commenti se questo video vi è piaciuto. Io in effetti ho sofferto un bel po', devo essere sincero. Però è stato molto molto divertente. E niente, non so che altro dirvi. Quindi io vi saluto, un bacione, fate i bravi, studiate e ciao. Io intanto mi sono scocciato il dito e mi sono già scocciato di fare questo video. Quindi ciao ciao.